dal fatto che alcune rivelazioni private come quella di Fatima sono riservate, abbiamo detto, al bene non di singoli individui solo, ma dell'umanità intera in una determinata epoca storica, da questo scaturisce un terzo principio, ed è questo: le rivoluzioni private ci aiutano a interpretare i tempi in cui viviamo, quindi la Madonna ci dà queste rivelazioni per capire meglio i tempi in cui viviamo, ma i tempi in cui viviamo, con tutte le loro caratteristiche, a loro volta ci aiutano a comprendere più profondamente il significato delle rivelazioni, perché molto spesso queste rivelazioni non sono chiarissime, hanno sempre qualche cosa di oscuro, di misterioso, e come le capiamo? Le comprendiamo meglio contestualizzandole, cioè se è vero che le parole divine proiettano luce sulle epoche più oscure della storia, è vero anche il contrario, cioè che le vicende storiche in cui noi siamo immersi, gli eventi storici nel loro svolgimento ci aiutano a comprendere quello che qualche volta è il significato un poco oscuro di profezie e di rivelazioni. E dunque nel centenario delle apparizioni di Fatima bisogna